Ecco, concluso il minuto di raccoglimento, tutto pronto per l'inizio del match. Inizia il match tra CF Pelletterie e Montesilvano, vediamo i quintetti di partenza. Il Pelletterie comincia con Pucci, Presto, Duco, Maite, Maione. Risponde il Montesilvano, Bruna Borges, Dincecco, poi Jessica Manieri, Lusileia e portiere Coppari. Primo possesso per il Montesilvano. Avanza Jessica Manieri che scambia con Dincecco, Bruna Borges, ancora Dincecco affrontata da Maite. Bel contrasto sulla linea laterale tra Maione e Jessica Manieri. Palla in fallo laterale a favore delle ospiti che si presenta con una maglia rossa con rifiniture blu e bianche. Di prima Dincecco per Bruna Borges, anticipata da Pamela Presto. Il capitano numero 5 Dincecco del Montesilvano alla battuta, dietro per Jessica Manieri. Ecco, allora Lusileia per Dincecco, ancora nel mezzo, Maione prova, ci riesce in un primo momento a togliere la sfera agli avversari, ma Lusileia, una delle tante fuoriclasse in maglia rossa, che ripropone l'azione. Jessica Manieri, la stessa Lusileia, però è brava, Pamela Presto anche da terra, riparte Duco, palla per Maione che di sinistro prova ad andare al tiro, palla molto larga, comunque bella l'azione in ripartenza del CF Pelletterie. Riparte il Montesilvano con Bruna Borges, Jessica Manieri, palla per il capitano sulla destra di Dincecco, ancora Jessica affrontata da Maite. Dincecco e il pressing che si alza di Carla Duco. Dincecco è costretta a rinculare verso la propria area, poi è brava Maione a inserirsi, la palla non esce, danza sulla linea del fallo laterale, poi raddoppiano le giocatrici abruzzesi e riparte Dincecco, ancora Maione che riesce a dare a Duco, peccato! Duco di punta ed Esposito che ci mette una parte del corpo, non abbiamo capito quale, comunque riesce a mettere la palla in calcio d'angolo, quindi la prima occasione è per il CF Pelletterie con Carla Duco. Ecco Maite alla battuta del calcio d'angolo, dietro ancora per Duco che va al tiro, deve spararlo un po' così come viene con Dincecco che era andata a opporre opposizione, palla che finisce lontana dai pali. Dincecco supera la metà campo per il Montesilvano, palla di prima di Buccilei per Jessica Manieri che si libera molto bene di un avversario, spara in porta e Pucci con un miracolo, ancora Jessica Manieri nel mezzo, Lusileia anticipata da Presto, risponde alla grandissima dall'altra parte Erika Pucci con una bellissima parata, quindi un'occasione una dietro l'altra, una per parte, palla indietro per Bruna Borges affrontata da Maita, ancora Jessica Manieri indietro per Bruna Borges, ha reagito subito quindi il Montesilvano alla occasione, intanto va avanti Dincecco di punta dritto per dritto, palla che finisce un metro circa alla sinistra della porta difesa da Pucci, protagonista poc'anzi di un intervento importantissimo di testa Bruna Borges, forte della sua altezza riesce ad anticipare Carla Duco. Pamela Presto alza la pressione anche il Montesilvano, prova il dribbling con uno scavetto Maione, non ce la fa, Pucci la rimette in gioco per Duco. Duco Maione, ma anticipato, un po' prevedibile questo passaggio anticipato da Bruna Borges, Maite intanto cerca di far ripartire proprio Maione, uno contro uno con Dincecco, non tenta il dribbling, tenta la conclusione immediata, era lontano dalla porta, probabilmente ha ottenuto il massimo con questo fallo laterale. Sono passati già 2 minuti e mezzo, 0-0, Presto per Maite che finta il tiro, può servire un fallo, è fallo, arbitro è fallo, l'abbiamo visto chiaramente tirare la maglia, non è dello stesso avviso il direttore di gara, sarebbe stato un calcio di punizione dal limite, almeno sospetto l'intervento del difensore maglia rossa. Jessica per Bruna Borges, chiede l'1-2 ancora con Jessica, affrontata da Pamela Presto, palla torna indietro per Dincecco, ancora Borges, Jessica Manieri finta il dribbling, non si fa saltare però, Presto, palla in fallo laterale, è inutile decantare le doti tecniche di tutte le giocatrici, di tutto il roster
del Monte Silvano. Ecco, Bruna Borges che riceve e restituisce a Dinceco. Cerca una sponda Lusileia e riesce molto bene, due occasioni Pucci si salva, intanto c'è stato un colpo che ha subito Pamela Presto in aria, doppia occasione per il Monte Silvano, la quale si è opposta alla grandissima Pucci. Calcio d'angolo a favore del Monte Silvano, Bruna Borges alla battuta, si propone Jessica Maiori che finta ma non si capisce con Lusileia, allora parte il contropiede, Maione contro Esposito, vediamo se riesce Maione, peccato ancora Esposito con la punta del piede, esce molto bene coprendo tutto lo specchio, Maione avrebbe dovuto fare lo scavetto ma sarebbe stato chiedere troppo, altra ripartenza ficcante ed efficace del CF Bellietterie, salvata da Esposito, già almeno 5-6 occasioni sommate da una parte e dall'altra in un inizio match vivace. Maite, Duco, rischia un po', Maite allora non fa complimenti, spazza, la palla rimbalza addosso a Ortega che è entrato da poco, cambio massivo tra le file Montesilvano, entrano Amparo, entra Coppari. Ecco Erika Pucci dietro per Brandolini che a sua volta è entrata, viene pressata da un avversario quindi costretta a buttarla fuori, Brandolini sull'attacco di Amparo. Amparo, Coppari, Ortega in campo, ha cambiato tutte e quattro il mister del Monte Silvano, poi è entrata anche se non sbaglio Belli, quindi quartetto tutto nuovo per il Monte Silvano, Coppari, Ortega, eccolo ancora Ortega, Amparo prova il tiro, nessun problema stavolta per Erika Pucci, alza il pressing Monte Silvano, Brandolini ancora, Maite prova l'1-2 un po' rischioso, infatti il Monte Silvano riesce a recuperare la sfera, Brandolini lotta mordendo le caviglie di Coppari, palla che esce larga in fallo laterale, 4 minuti e mezzo del primo tempo, 0-0 qui al palazzetto di Scandicci tra CF Pelletterie e Monte Silvano. Vediamo, Monte Silvano ha cambiato tutte e quattro le giocatrici di movimento. Ecco Presto, ancora Maite, palla che ancora danza vicino alla linea e finisce in fallo laterale, come era successo prima al Monte Silvano. Quindi deve ripiegare in difesa la squadra di Mister Pippo Quattrini, che sta facendo preparare un altro paio di giocatrici. Fallo laterale intanto a favore del Monte Silvano, Belli per Coppari e Brandolini riesce a conquistarla, poi questo fallo laterale, attenzione, rischia Presto sull'attacco di Belli, palla finisce in fallo di fondo, allora per non rischiare rinvia lungo, Duco prova a chiamare allo scatto Maite che però era troppo lontana, l'idea era buona, pressing del Monte Silvano, lancio quindi al pivot Carla Duco. Ora aspetta invece il CF Bellietterie che nei primi secondi aveva accennato un pressing a sua volta. Belli affrontata da Brandolini che molto bene riduba la palla, passaggio al tentativo per Carla Duco, peccato è stato sporcato da Ortega che ha permesso al proprio portiere di intervenire senza patemi. Ora dall'altra parte il numero 27 Belli che serve Ortega, palla dietro per Amparo. Amparo arretra un attimo per studiare il piazzamento dei compagni avversari. Coppari fa un buon dribbling, prova il tiro, rimpallo però sfavorisce Carla Duco, palla in fallo laterale. Intanto Maite al cambio, entra Diodato. Palla per la numero 14 Ortega, il tiro è altissimo. 5 minuti e mezzo, 0-0 qui tra CF e Monte Silvano. L'MLM, la palla si avvicina verso l'area, la va a prendere Erika Pucci. Pamela Presto, palla per Brandolini. Non sa chi darla, allora prova a servire Duco che con il fisico in qualche modo c'è un batti e ribatti. Brava Brandolini, la palla però rimane lì, allora Duco. Ancora Duco a protestare per un intervento
recriminando anche per l'intervento precedente al limite dell'area del Monte Silvano. Però nemmeno stavolta c'è stato l'intervento. Si spiegano anche mister Quattrini e l'arbitro. È una spiegazione piuttosto civile. Intanto qualcuno sta chiamando l'intervento dello spazzolone per pulire il parquet. Eccolo, eccolo, che sta entrando. C'è da pulire il parquet. Ripetiamo, 5 minuti e 40, 0-0, fallo laterale in zona di attacco a favore del Monte Silvano con Ortega pronta alla rimessa in gioco. Ortega, palla dentro e c'è un controfallo, evidentemente la palla non era sulla riga, quindi sarà il chef pelletteria a rimettere in gioco con Brandolini, arbitro molto attento evidentemente al posizionamento del pallone. Brandolini prova a servire Duco che controlla, poi fa carambolare la palla sul corpo di Ortega, ancora fallo laterale per pelletterie che ha guadagnato qualche metro, ancora Duco che prova a metterla nel mezzo, un po' sola a giocare da pivot, non è semplice, spalla alla porta, la palla quindi torna tra i piedi delle giocatrici del Monte Silvano. Ortega, lancio intercettato da Brandolini, Diodato vediamo un po', non deve rischiare, infatti la palla rimane lì, brava, presto a impedire il tiro. Amparo ci prova da lontano, è veramente sfortunato, arriva il gol del Monte Silvano, tiro da lontano di Amparo, deviazione vincente ci sembra di Ortega, quindi vantaggio del Monte Silvano dopo 6 minuti e 23, ha segnato Ortega, ha deviato il tiro di Amparo, quindi 1-0 per Monte Silvano. Una rete un po' sfortunata quella subita dalla CF Pelletterie, ha tirato da molto lontano Amparo e ha beccato proprio la deviazione di corpo, direi anche involontaria, della compagna Ortega che l'ha messa dentro, quindi 1-0 Monte Silvano, peccato perché non aveva demeritato il CF fino a questo momento. Vicchiarello intanto è entrata in campo, riparte Monte Silvano, Amparo molto bene, Pamela Presto che va anche al tentativo di secondo contrasto, entra decisa anche Ortega, palla fallo di fondo, esce intanto Pamela Presto, 6 minuti e mezzo di qualità i suoi, intanto è rientrata Maite, palla in avanti ancora per il pivot che stavolta è Vicchiarello, la palla in calcio d'angolo, ripetate, è passato in vantaggio il Monte Silvano in una rete piuttosto sporca, tiro con deviazione fortuita di Ortega, palla per Maite che prova il tiro ben indirizzato, respinge Esposito, reagisce un CF Pelletterie che lo vediamo ben presente in campo. Maite per Brandolini, Amparo gli sporca lo scavetto che intendeva raggiungere Vicchiarello, Maite, Diodato, attenzione ancora a questi scambi vicino all'area che sono pericolosi, Maite, ancora difficoltà nell'impostazione, ha alzato ancora il pressing il Monte Silvano dopo essere passato in vantaggio. Palla per Maite che prova a servire Vicchiarello che controlla la sfera, riesce in qualche modo a non far uscire la palla però che viene conquistata e c'è un fallo, il ripiegamento di Vicchiarello, stavolta l'ha fischiato l'arbitro, fallo su, se non vado errato, su Belli, calcio di punizione, il primo fallo del match dopo nemmeno 8 minuti di gioco. Coppari, Brandolini gli toglie la palla, però è una compagna difensore del Monte Silvano che riesce a buttarla fuori, intanto entrano anche Saxo e Guidotti per il Monte Silvano che completa l'ingresso di tutte le giocatrici a disposizione di movimento. Diodato prova a servire Maite, però la palla viene riconquistata dal Monte Silvano, Saxo dietro, Ortega, Amparo, Guidotti di prima, gira la sfera il Monte Silvano, Amparo, ancora Ortega che ha lo spazio per tirare e per poco non nasce un
una nuova deviazione su un tiro sporco, sarebbe stato un refren all'incontrario, perché il tiro, intanto attenzione, Xaxo, tiro ribattuto e Brandolini ci mette una pezza sul tentativo di Guidotti. Dicevamo, stavolta era stata Ortega a tirare, la deviazione provata era stata di Amparo. C'è ora un fallo laterale in zona d'attacco a favore del Montesilvano. Guidotti alla battuta, palla dentro, attenzione, c'è la numero 5, capitano D'Incecco, che ha una grossa chance vicino alla porta. Per nostra fortuna la palla finisce sul fondo. Maiter, puntata a Xaxo, palla lunga per Diodato, anticipata da Guidotti che addirittura non butta fuori la palla. Maiter contro Xaxo, palla dietro per Pucci, avvicino Brandolini, vediamo se la serve, è così, si avvicina su di lei D'Incecco, intanto Diodato, ancora Brandolini, è libera dall'altra parte, Maiter la serve, la palla però è troppo forte e finisce in fallo laterale. Quasi 9 minuti di gioco, 1-0 Montesilvano qui a Scandicci. D'Incecco, Guidotti dall'altra parte un po' troppo sola, tanto è rientrata anche Jessica Manieri. Ecco Xaxo affrontata da Brandolini, Xaxo di tacco, serve ancora Jessica Manieri di prima, D'Incecco, Xaxo, ancora Jessica Manieri contro Brandolini, finta un primo passaggio, poi si porta sull'out, palla indietro, vediamo se D'Incecco sì, ce la fa a mantenere in campo la sfera, poi si appoggia e chiede aiuto a Esposito, che di sinistra gli riserve la sfera. Manieri supera la metà campo servendo sulla sinistra, Xaxo affrontata da Vicchiarello, prova a liberare il sinistro, la palla però forse è uscita prima, sì, infatti l'arbitro lì stavolta non poteva esimersi dal fischiare l'out. Ecco Brandolini per Maiter, Maiter per Vicchiarello, ben servita, ancora dietro per Brandolini, Brandolini ci sarebbe Diodato ma non viene servita, allora è Maiter, eccola Diodato a centro, palla per Vicchiarello, peccato, non precisissimo il passaggio, la palla finisce in fallo laterale, sembra pronta Maione a rientrare in campo. Guidotti dentro per Xaxo, non c'è fallo e invece stavolta lo fischia, perché questo lo fischia e quello su Carladuco prima no? I misteri, l'arbitro era piazzato bene comunque in parallelo rispetto al posizionamento delle due giocatrici, comunque chiede il cambio Maiter, ecco che cambia, entra Pamela Presto, c'è questo calcio di punizione, secondo fallo commesso dal CF Pelletrini, intanto rientra anche Maione a posto di Brandolini, nessuno ne ha commesso dal Montesilvano, calcio di punizione un metro poco più fuori dall'area di rigore, sulla sfera Jessica Manieri, vediamo se studierà uno schema, se tanto sono due almeno al momento le giocatrici in barriera, rimane solo Pamela Presto, sul palo Maione, Diodato, anche Diodato in barriera, vediamo cosa inventerà il Montesilvano. È Lusileia che richiede il... Attenzione, c'è stato un alza il braccio l'arbitro, quasi un controfallo. O anzi no, è un calcio di punizione perché una giocatrice del Montesilvano ha spostato la barriera. Quindi c'è un calcio di punizione a due a favore del... A due perché mi sembra abbia alzato il braccio. A favore del CF Pelletteri, il Montesilvano chiede spiegazioni. C'è una spiegazione tra i due mister, il mister Quattrini Pippo spiega al mister del Montesilvano in maniera tranquillissima peraltro cosa ha fischiato l'arbitro, quindi c'è questo calcio di punizione dopo le spiegazioni date a favore del CF Belletterie, quindi punizione di secondo, quindi non è fallo cumulativo, palla che vuole raggiungere Duco, che viene anticipata, metà esatta del primo tempo, 10 alla fine, 1-0 Montesilvano, palla indietro un po' sporca di Vicchiarello, raggiunge Pucci, palla per Maione, dentro per Vicchiarello, non era male questa finta però, era lontanissima Maiter che non può raggiungere il pallone. Guidotti, D'Incecco, Guidotti, brava Maione a conquistare la sfera, prova ad andare in dribbling però viene fermata da Xaxo e D'Incecco in coabitazione, sembrava volesse andare al tiro, invece serve Guidotti che di sinistro
prova a trovare la porta, forse c'è tiro di Jessica Marieri, non c'è stata deviazione da parte di Carla Durco, la palla lì qualcuno dovrà darla. Molto singolare questa abitudine che hanno tutti, a tutti i livelli, di non dare mai la palla, nessuno la restituisce a chi deve rimetterla. Maite, Maione, Maione sulla sinistra, serve Carla Duco che la controlla, va al tiro e palo pieno, anche sfortuna del CF Pelletterie, grande giocata di Carla Duco, attenzione a questa palla per Vincenzo che era pericolosa, per fortuna troppo lunga. Palo del CF Pelletterie che va vicinissimo al pareggio, Maite prova a raggiungere ancora Carla Duco, pericolosissima Carla Duco in versione pivot, Saxo che affronta Vicchiarello che ritoglie bene la palla, c'è stato un contrasto in cui ha avuto la peggio Maite, la palla comunque vediamo se viene buttata fuori da Carla Duco, così è, Maite ha subito un colpo nella concitazione del tutto, comunque del tutto involontario. Carla Duco l'ha messa in fallo laterale, che palla che presumibilmente verrà restituita da parte del Montesilvano, ma non scordiamo il palo clamoroso colpito da Duco poc'anzi, restituisce il pallone come previsto il Montesilvano, girata bellissima di sinistra e Carla Duco, palo pieno. Maite, ragiona Maite, poi parte all'improvviso, chiede lo scambio con Vicchiarello che gli ritorna la sfera, palla dentro per Duco, affrontata l'avversario, Vicchiarello di prima per Maione che invece si accentrava, la palla è laterale, finisce in fallo, laterale appunto, riparte il Montesilvano, Guidotti per Dincecco, intanto cambi per il Montesilvano che mette in campo Ciferni che forse non era entrata ancora, Bruna Borges, Amparo, mentre Lucy Lei è rimasta in avanti, bocche di fuoco complete in campo per il Montesilvano, ecco Bruna Borges che cerca e trova Amparo, intanto è scappata dall'altra parte, sola Lucy Lei, brava Pucci che nella concitazione di rimetterla in gioco la butta troppo lunga, intanto Maite chiede e ottiene subito il campo e cambio, entra Pamela Presto a fare l'ultimo di difesa, Bruna Borges affrontata da Maione, Maione che riesce in qualche modo a recuperare la sfera, vediamo se questo 3 contro 2, Maione deve andare al tiro, ha provato a portarsi la palla sul sinistro che è il suo piede, ha permesso però a Bruna Borges velocemente di rientrare su di lei e di mettere la palla in calcio d'angolo, ed ecco time out in campo chiesto da mister Pippo Quattrini del CF Pelletterie. In campo le due formazioni dopo il time out, ripetiamo chiesto da mister Quattrini del CF Pelletterie, CF Pelletterie che deve battere questo calcio d'angolo, Maione se aveva provato a portarsi la palla sul sinistro ma è stata anticipata da un difensore, ecco Maione stessa alla battuta di questo calcio d'angolo, Presto e Duco nei pressi dall'area, dietro Vicchiarello che va al tiro, ribatte il Montesilvano che parte addirittura a contropiede, Vicchiarello brava, Vicchiarello che ha salvato una situazione difficile, conquista anche il fallo laterale, il tiro, dal tiro di Vicchiarello ne era scaturito un contropiede, attenzione, pericolosa questa palla, Presto affrontata dalla giocatrice del Montesilvano in qualche modo, ma bene direi, de Pelletterie esce da questo press, che poi Vicchiarello e Maione tutte e due si sono buttate in area, Duco ha provato ad arrivarci e attenzione, con grande piacere fa il suo ingresso in campo Bianca Biagiotti dopo tantissimi mesi, quasi un anno dall'aprile scorso, il suo infortunio grave al crociato fa il suo rientro, Bianca Biagiotti, ed è già una notizia
bellissima. Quest'oggi capitano Bianca Biagiotti rientra in campo oggi. Eccola affrontare Dincecco, capitano contro capitano. Lancio intanto di Amparo preciso per Bruna Borges, la mette nel mezzo, interviene Maione e la mette in calcio d'angolo. Intanto mancano poco meno di 7 minuti alla fine del primo tempo. Montesilvano in vantaggio per 1-0 qui a Scandicci contro il CF per Letterie. Decide al momento la rete di Ortega dopo 6 minuti e 23. Dincecco indietro per Bruna Borges. Duco prova a sua volta un contropiede, ma il portiere del Montesilvano Esposito attenta la butta in fa laterale in uscita. Brandolini intanto rientra al posto di Maione. Brandolini dietro per Presto. Eccola, Biagiotti. Presto. Bello il dribbling, c'è un fallo. C'è fallo. C'è fallo. Dice di no in maniera incredibile l'arbitro. Tutte e due lontane, anche quello di quella linea che era lontano rispetto al contatto. Ha chiesto con lo sguardo lumi al proprio collega, ma anche stavolta era fallo. Protesta Carla Duque, viene addirittura richiamata verbalmente, ma in maniera decisa dal direttore di gara. Calcio d'angolo a favore del Montesilvano, Bruna Borges, colpo di testa di Biagiotti, vediamo se fischia questo. No. Bruna Borges, palla per Amparo. Amparo ancora con calma, ragiona. Ciferni col sinistro, ancora per Bruna Borges, Lusileia, affrontata da Brandolini, grande il tunnel, però la stessa Brandolini prova a togliere la palla dal piede del numero 8 Ciferni, attenzione, c'ha spazio, Bruna Borges, tiro in diagonale, sarebbe stato l'ideale per una compagna appostata sul secondo palo, buon per noi che non c'è nessuno, palla sul fondo. 6 minuti esatti alla fine del primo tempo, 1-0 Montesilvano qui a Scandicci. Rimette in gioco Eric Capucci. Brandolini, palla o almeno tentativo di passaggio per Pamela Presto, chiedeva la palla in profondità a Pamela, Brandolini invece l'ha data con una diagonale stretta, quindi irraggiungibile per lei. Rimette in gioco la sfera il Montesilvano, no look di Bruna Borges per Lusileia. Palla nel mezzo, si oppone Pamela Presto, calcio d'angolo ancora, palla dentro per Ciferni che ha un po' di spazio, va al tiro al volo in coordinazione non facile, palla che non va neanche tanto lontano dal palo alla sinistra di Erika Pucci. Presto, palla per Bianca Bragiotti che prova a servire Duco, anticipata secca da Borges che poi sbaglia l'appoggio. Brandolini alla rimessa. Brandolini indietro per Pamela Presto. Biagiotti. Palla che voleva servire Duco. Messa Y il Montesilvano con Amparo sul metà campo che recupera. Palla per Lusileia. Ancora Amparo. Affrontata da Brandolini. Amparo prova addirittura il tiro. Ci mette la manona. E in due tempi Erika Pucci fa sua la sfera. Pamela Presto, c'è un pressing ora piuttosto alto del Montesilvano. Ciferni mette la palla in fallo laterale, qualche difficoltà in più chiaramente per il Pelletterie, palla dentro per Brandolini. Brandolini contro Bruna Borges, tiro che arriva telefonato tra le braccia di Esposito. Ecco Bruna Borges, Amparo. Dall'altra parte Bruna Borges 1-2 con Lusileia, ma bravissima ancora Pamela Presto in scivolata a mettere la palla in fallo laterale. Fallo laterale ancora Bruna Borges incaricata alla battuta. Ancora Lusileia prova l'1-2 con Amparo, riparte invece Bianca Biagiotti. Bianca Biagiotti non rischia e molto bene, torna indietro per Pamela Presto. Brandolini un po' sola, non può arrivare questa palla a Carla Duco, 3 contro 3. Lusileia, palla per Amparo, attenzione, bravissima Bianca Biagiotti in scivolata a metterla in fallo laterale. Quanto ci sei mancata Bianca? Ecco Carla Duco che esce stremata, entra Diodato.
Bruna Borges alla battuta del calcio d'angolo, anzi no, è un fallo laterale, anche se come sempre cambia poco da quella posizione. Movimenti, l'arbitro fischia qualcosa, richiama evidentemente due giocatrici, Amparo e Pamela Presto, e gli dice calme ragazze, non vi strattonate. Quindi tutto da rifare, Bruna Borges nel mezzo, palla per, e attenzione, per poco non c'è frittata due la vendetta, stavolta sarebbe stata un'autorete su un tiro di Ortega, sempre lei. Ancora calcio d'angolo, Bruna Borges, Amparo prova a tenerla bassa ma non ci riesce, palla sopra la traversa. Brandolini, vediamo Diodato che prova a farsi vedere, Brandolini fa tutto da solo ma c'è questo 2 contro 1, prova, e ancora Pucci, bravissimo, Ortega prova a servire dietro, lo fa con Borges, palla sempre lì, brava Erika Pucci, ma i rimpalli favoriscono sempre il Montesilvano lì vicino all'area. Brandolini potrebbe servire presto, alza il pressing, brava, presta a servire Maite che è rientrata in campo nel frattempo, palla per Diodato, troppo larga. C'è un colpo che ha ricevuto Erika Pucci, l'arbitro se ne accorge, forse un colpo nello stomaco, e comunque mi immagino sia anche stanchissima Erika, nell'ultimo minuto e mezzo è stata sottoposta a una pressione lì in area veramente, veramente pesante, diverse uscite perfette, comunque ha subito un colpo alla bocca dello stomaco, tutto a posto dice Erika. Rimane tra i pali, può ripartire Bruna Borges con questo fallo laterale nella zona di metà campo, a 3.30 dalla fine del primo tempo, 1-0 Montesilvano. Di prima cercata Lusileia da Amparo, impreciso il passaggio, Maite per Presto, ci sarebbe Diodato di vicino, Maite rischia un dribbling di tacco, la deve buttare via perché Ortega la sta braccando. Però ha coraggio, Maite viene premiata, Brandolini molto bene questo disimpegno, Lusileia protegge ma molto bravo il CF Pelletterie con Maite Presto, Brandolini e Diodato a uscire da questo pressing anche con coraggio e padronanza tecnica. Ecco il Montesilvano ora col piccolo trotto si avvicina alla metà campo, Amparo affrontata da Brandolini che prova l'anticipo, Amparo però è brava a superare, stavolta il fallo è inequivocabile. L'aveva saltata secca, gli ha tenuto la maglia o il pantaloncino, quindi calcio di punizione, è il terzo fallo commesso dal CF Pelletterie, da notare che il Montesilvano ha il clean sheet dei falli, in questo caso, zero fino a questo momento. Bruna Borges la battuta del calcio di punizione, cercata Lusileia, Diodato la recupera, rischia qualcosa, ecco Pucci che scavetta ancora per lei, non può raggiungerla però. Intanto si era buttata davanti Presto, hai visto mai che Diodato fosse riuscita a servirla. Jessica Maneria, rientro in campo, Ortega, Lusileia contro Pamela Presto, raddoppia anche Maite, Lusileia da par suo, però Pamela Presto gli sporca il controllo, però la palla è sempre lì, di prima Ortega per Lusileia, Ortega si butta davanti, riceve la sfera, esce bene, 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 proteggendo col corpo i pali, Pucci, ecco Maite per Diodato, ha un pochino di spazio, serve Maione, molto bene, finta di Maione, però attenzione c'è questo recupero del numero 4 Coppari, palla per Belli che di prime ancora, ci mette una pezza, Erika Pucci, Belli non angola per fortuna la conclusione, ma è stato un falco Erika Pucci a riguadagnare il centro della porta e a mettere ancora in calcio d'angolo. Dietro Jessica per il numero 14 Coppari, forse c'è un fallo, forse fischia l'arbitro, ha subito un colpo a Maione, se la ridono con l'avversaria, vediamo se ci sono gli estremi per il calcio di punizione, no, sembra di no, quindi il contatto è stato involontario, si riparte da Erika Pucci che rimette in gioco la sfera, Pamela Presto per Maite, Diodato si fa vedere ma la palla è su, Presto chiama il pressing, il mister del Montesilvano, fugge Maione che viene però anticipata da Coppari, ancora Maione che cerca la sfera ma viene anticipata ancora da Coppari, ragiona Jessica Manieri, palla dietro per Ortega, palla ancora per Jessica, Belli,
Ortega, ancora Jessica Maniera affrontata da Pamela Presto. Dietro Diodato ora che affronta Ortega. Belli, Maione prova un pressing piuttosto spinto, però sono brave, però è Presto che la recupera. Diodato, Maione, si ragiona con Maite. Predica calma sia la panchina CF sia quella del Montesilvano. Palla per Pucci, di prima per Diodato. Prova il controllo con l'esterno, non va a buon fine, riparte ancora allora il Montesilvano con Jessica Manieri. Diodato ora è ultima, Presto più davanti. Presto che affronta la giocatrice del Montesilvano in possesso di palla, Jessica Manieri con la suola. Resiste all'intervento robusto di Maione, siamo nell'ultimo minuto del primo tempo. Belli affrontata da Diodato, ancora alto il pressing del CF Pelletterie. Ortega che ragiona, palla indietro per Belli. Ancora per Ortega, ora aspetta invece il Pelletterie, c'è lo spazio per Ortega, ciccano un po' tutti, Maione chiama palla Diodato ma non la raggiunge. Va a pressare Maite, palla dentro, anche qui c'è un errore però da parte del Montesilvano. 10 secondi alla fine del primo tempo, vediamo se andremo al no contest di questo primo tempo. Aspetta Maione, sarà così, Presto, 4-3-2, quindi sarà sirena che, eccola, dice che il primo tempo si è concluso qui al palazzetto dello sport di Scandicci. Montesilvano in vantaggio 1-0 sul CF Pelletterie. A risentirci per la ripresa. Il calcio d'inizio. Primo possesso per il Montesilvano quindi con Guidotti, che torna indietro dal capitano D'Incecco, comincia subito a pressare il Montesilvano. Amparo protegge bene la palla e alla fine riesce a conquistare un fallo dopo solo 15 secondi di gioco. Primo fallo commesso dal Pelletterie, avanza D'Incecco, palla per Amparo. Amparo, finta al tiro, poi serve Lusileia, ancora indietro per Amparo. D'Incecco, ancora dietro per Amparo. Dall'altra parte Guidotti prova a smarcarsi alle spalle di Maione, però la palla è sempre tra i piedi della numero 7 in maglia rossa. D'Incecco dentro che cerca ancora proprio Amparo. Maite, controllo orientato con un tunnel, però raddoppiano bene, ancora Maite, fermata però regolarmente da D'Incecco. Ancora non è stato fischiato un calcio di punizione a favore del CF Pelletterie. A zero finito il Montesilvano al primo tempo, come falle commesse, attenzione tanto D'Incecco, pezza di Pamela Presto, Duco non precisa però, Lusileia va al tiro, ancora Presto ma la palla rimane lì. D'Incecco, Guidotti di prima, dall'altra parte per Amparo, ancora Guidotti, si frappone Maione ma la palla è sempre Montesilvano. Lusileia contro Maite, palla nel mezzo per Guidotti, foto a Maione, palla che finisce in fallo di fondo. Iniziato forte il Montesilvano questo secondo tempo. Maite, palla lì vicino per Maione, ancora indietro di sinistro per Maite, palla scavettata per Duco che vediamo se riesce ad andare comunque alla battuta, troppo avanti, peccato. Maione non aveva la coordinazione certo per tirare, ha provato quindi un passaggio a centro area, era troppo avanti rispetto al passaggio stesso Maione. Riparte il Montesilvano con Ortega, match winner fino a questo momento. Ortega contro Maione, palla in parallela, intervento stavolta brutto, Pamela Presto è scivolata, però è chiaramente stavolta il fallo c'è e l'ammonizione è anche inevitabile. Quindi dopo 2 minuti di gioco dall'inizio del secondo tempo, ammonita Pamela Presto per il CF Pelletterie per questo intervento da tergo nei confronti di Lusileia. Certo è un po' scivolata nel parquet, il che ha reso ancora più eclatante l'intervento, ma insomma stavolta non ci sentiamo di contestare la decisione presa dal direttore di gara. Punizione intanto sulla palla Amparo più vicino. Di vicino Xaxo che è entrata, palla invece dall'altra parte per Jessica Manieri, ancora Lusileia, Jessica Manieri, Xaxo,
affrontata da Maite, prova uno scavetto, era entrata apposta per questa punizione, quindi infatti pensavamo che tirasse lei, Xaxo invece no, rientra in panchina insieme a Jessica Marieri. Guidotti e Ortega rientrano in campo, evidentemente per lo schema aveva bisogno mister Sant'Angelo di altre due interpreti. Ecco comunque Maione che finta il passaggio orizzontale, viene affrontata da Lucilea, bello questo scambio tra Maione e Maione, palla dall'altra parte per Presto che ha un po' di chance, palla sul secondo palo, ci mette una pezza Guidotti anticipando l'intervento su Duco che c'era sul secondo palo, ma che bella azione del CF Pelletterie. Maite e Maione sono uscite molto bene dal pressing, palla laterale, Maione prova il sinistro radente ma impreciso, palla fuori, risponde quindi il CF con queste ripartenze piccanti alla pressione del Montesilvano. Ortega, Amparo contro Maite, finta di destra, poi di sinistro, pericolosissimo questa battuta, poco ritardo di Guidotti sul secondo palo, azione veramente da gran giocatrice di Amparo che si è bevuto un avversario sulla sinistra e poi è andata alla battuta pericolosissima di sinistro. Maione, attenzione, palla per Maite, controllo non precisissimo ma comunque efficace, ancora Maione, scambio bene le due, palla lunga, esce il portiere però Amparo anticipa tutti, Presto di prima dietro per Maite va addirittura al tiro, ma progetto un po' troppo ambizioso della numero 15 in maglia rosa nero, non ha problemi Esposito che poi la rinvia, finta di Maione che lascia sfilare la palla in fallo di fondo. 3 minuti, 1-0 Montesilvano in un secondo tempo iniziato ancora in maniera brillante per le due squadre e divertente per noi e per voi, speriamo. Maite, Pamela Presto, Maione affrontata da Amparo, palla per la Carla Duco che è un po' nascosta, attenzione 1-1, Lusileia contro Pamela Presto, palla nel mezzo, rientra bene Maione, Pamela Presto per Maione, bravissima a andarsene sulla sinistra, deve pigiare, viene però fermata, Maite, ancora per Carla Duco che riesce a girarsi, fermata però bene da Guidotti stavolta in maniera non fallosa, non c'è fallo, invece no, non c'è fallo di Maite, l'arbitro dice che l'ha fatto, probabilmente ha ragione lui, c'era, nello slancio sembrava che non ci fosse stato il contatto ma l'arbitro stavolta ha visto bene, è sicurissimo nella sua decisione e quindi è un calcio di punizione stavolta giusto per il Montesilvano, terzo fallo intanto, particolare da non sottovalutare quando non sono trascorsi 4 minuti di gioco nel secondo tempo, già caricato di 3 falli per Pelletteri, Ortega di prima per Bruna Borges, non buono il tentativo di imbucata della numero 14, Pamela Presto, palla per Brandolini d'esterno più a spararla per non correre rischi. Ortega alla battuta di questo fallo laterale, palla indietro per Amparo, ancora Ortega, si sovrappone la numero 7 pronta a ricevere il passaggio di Bruna Borges, ancora Amparo, il laterale per Lusileia, Amparo però non si butta dentro, allora è Maite, vediamo se premia lo scatto di Presto, voleva farlo però viene deviata da Amparo la palla, eccola, Presto che rimette in gioco, Maite ancora per Duco, controlla, vediamo se riesce ad andare al tiro, in qualche modo ci riesce, deviata da Bruna Borges in calcio d'angolo, ma quanto è brava Carla Duco a controllare la palla, a girarsi e spesso ci riesce ad andare anche o al tiro o al servizio della compagna, calcio d'angolo intanto, Maite dietro ancora per Carla Duco, è partito un gran tiro però ha fischiato qualcosa l'arbitro, non ho capito cosa onestamente, ed è addirittura il quarto fallo, non ho capito cosa ha fischiato, un fallo forse in area, non so, è il quarto fallo, forse mister Quattrini non
È un blocco, abbiamo, scusate, ho ascoltato cosa ha detto l'arbitro a mister Quattrini, ha fischiato un blocco irregolare, quindi quarto fallo. E questa non è certo una buona notizia. Quarto fallo, chef Pelletterie, quando non siamo arrivati al quinto minuto. Amparo, Amparo, prova a servire Ortega, palla però che finisce in fallo di fondo. Pucci per Presto. Alto il pressing del Montesilvano, Pamela Presto non vuole rischiare e la butta lontano. Riparte quindi il Montesilvano con Ortega. Quinto minuto, 1-0 Montesilvano. Amparo ancora dietro per Ortega, affrontata da Maite, palla dentro, non la prende nessuno, né difensori né attaccanti, quindi rimette Pucci, palla per Brandolini, ancora per Diodato che le andava incontro, li sbatte quindi addosso la palla, Bruno Borges di testa per Belli, sì è Belli, Ortega, Bruno Borges, Amparo ancora sulla sinistra, entra in scivolata Carla Duco ai limiti del fallo, in qualche modo riesce a nemmeno far uscire la palla, Borges indietro per Esposito, Belli per Bruna Borges, si fa vedere Amparo, poi invece riceve Belli, bellissimo movimento, ma brava Brandolini a togliere e a sradicargli la palla, vediamo se servirà Duco, però è rientrato benissimo il Montesilvano, ancora Brandolini però brava a mettere la palla in fallo laterale, protesta per un fallo ma non sa da fischiare nessun fallo per il Montesilvano, cioè contro il Montesilvano. Amparo, Bruna Borges, Ortega, un po' di spazio, va al tiro, palo pieno, Amparo ancora, miracolo di Belli, miracolo, scusate, di Pucci, miracolo di Pucci, cosa ha preso Erika, cosa ha levato dal set, ma era lontano, dopo il palo precedente, gran tiro e parata eccezionale, poi ha colpito con la coscia anche il palo. Erika Pucci, vicinissima al raddoppio Montesilvano in due occasioni, prima con un tiro che ha colpito il palo pieno, poi gran parata di Pucci, calcio d'angolo a favore del Montesilvano che spinge alla grande, ecco Borges, palla per Amparo affrontata da Brandolini, dietro per Ortega, Bruna Borges, dall'altra parte per Amparo che ha spazio, non si capiscono, Presto e Diodato, allora Amparo ha gioco per mettere la palla su Ortega, ancora Amparo spalla alla porta, in qualche modo riesce a girarla e Pucci la mette ancora in calcio d'angolo, aveva fatto un miracolo Amparo da quasi da terra a girarsi a tirarla all'angolino, ma Pucci ha detto ancora di no, arrabbiata Amparo con Pucci, ma mente fredda, poi le andrà a stringere la mano, è uscita, entra Jessica Manieri che riceve il calcio d'angolo, finta in tiro, invece serve ancora Bruna Borges, indietro per Ortega, palla per Belli, brava Presto a non farla entrare in area, Jessica Manieri alza il pressing per Pelletterie, Presto per Duco, peccato, ma non poteva fare molto di più, riparte un Montesilvano che ora spinge a più non posso in questo secondo tempo, Bruna Borges per Ortega affrontata da Brandolini, bravissima Claudia che li mette la palla in calcio d'angolo, si spiegano Presto e Duco l'azione precedente, la rimette in gioco Ortega dietro Bruna Borges che la chiede a gran voce, la riceve, palla per Jessica Manieri affrontata da Diodato, pressa Pelletterie, Esposito la dà poi a Belli, brava Diodato e Brandolini, può tirare Diodato, fa bene e non è neanche male, c'era comunque il portiere, aveva un po' di spazio la tirata. Maite intanto sostituisce Pamela Presto, stanno dando chiaramente tutto le giocatrici di mister Quattrini, spendendo enormemente energie. Bruna Borges, la numero 12, lungo l'out, poi serve Belli, Jessica Manera ancora per Belli, Diodato che viene però anticipata, Brandolini la deve
dare via e la dà. Dunque si gira, serve Diodato, Diodato di sinistra, Diodato e lo mette dentro! Robertina Diodato, Robertina Diodato l'ha messa dentro dopo 7:52, pareggio del CF Pelletterie con Diodato. Grandissima ripartenza, palla di Duco. Dopo 7:52 del secondo tempo, gol di Diodato, pareggio per il CF Pelletterie, quindi 1-1. Qui al palazzetto di Scandic. Bellissima palla ancora di Carla Duco sulla corsa di Diodato che di sinistro l'ha messa dentro. Jessica Manieri per il Monte Silvano, ecco ora Bruna Borges affrontata da Carla Duco. Manieri, Ortega, palla dentro per Belli che prova il controllo di suolo orientato. A fortuna che la palla rimane lì, palla dentro per Bruna Borges, Maite di testa, Duco ancora si gira, Brandolini a sinistra, Maite a destra, anzi all'incontrario, comunque palla per Maite, interviene Belli, palla dentro per Duco e con un intervento da pallavolista pura Esposito mette la palla in fallo laterale, intervento atipico ma efficace del portiere del Monte Silvano. Carla Duco la mette dentro, Maite si coordina anche bene, però la Mission Impossible non va a buon fine, palla lontana dai pali, ma il coraggio c'è stato e quindi Maite intanto si riposiziona come ultima contro Lucy Lejek, Bruna Borges. Bruna Borges che prova a superare Brandolini, brava a mettere la palla in fallo laterale, vuole la rimessa Brandolini ma non è sua, palla ancora lì ma Brandolini la mette via. Jessica Manieri, Ortega, Bruna Borges, ancora Ortega, palla dentro di prima Manieri a Lucy Lejek, ancora di prima, brava Brandolini che esce, palla al piede però Ortega è sola, Bruna Borges nel mezzo, Carla Duco sono in tre, brava Carla Duco a far carambolare la sfera addosso alla numero 14 Ortega, tanto protesta Brandolini con l'arbitro, un fallo ce lo fischi, gli dice, gli ha risposto di no. Brandolini, forse è lei che tocca per ultimo, sì, per ultima, fa laterale per il Monte Silvano, Bruna Borges, Jessica Manieri, Ortega, palla dentro per Lucy Lejek contro Maite, si gira Lucy Lejek, Maite gli dice di no. 10:37, 1-1 qui tra CF e Monte Silvano. Lucy Lejek alla battuta, dietro per Ortega affrontata da Duco, palla per Bruna Borges, ancora Ortega. Ortega contro Duco sull'auto, palla dentro e che gol di Lucy Lejek, sola, 9:36, Lucy Lejek riporta in vantaggio il Monte Silvano, gran gol, assist di Ortega, quindi dopo 9:36 rete di Lucy Lejek, Monte Silvano di nuovo in vantaggio sul CF Pelletterie qui al palazzetto di Scandicci, assist di Ortega che ha pescato sola solissima Lucy Lejek. Niente da fare stavolta per Erika Pucci, si intestardisce un po' Brandolini che stavolta subisce fallo, ma onestamente se proprio vogliamo essere onesti il contrasto di Amparo era regolare, il fallo l'aveva fatto Brandolini, l'arbitro evidentemente ha detto fischiamo un fallo al Pelletterie. Forse nel uno dei pochi casi in cui non c'era. Comunque Brandolini per Vicchiarello, Vicchiarello, tunnel con Bruna Borges che però gli sradica la palla, Lucy Lejek, Lucy Lejek contro Vicchiarello, Lucy Lejek, brava Evelyn, però recupera Jessica Maniera per Amparo, Bruna Borges ora veramente non c'è più, un attimo di tregua, un attimo sbilanciata il Pelletterie, Vicchiarello, Vicchiarello palla per Maione ma troppo lento e recupera, buon gioco a recuperare Jessica Maneri, Borges per Amparo contro Vicchiarello, dall'altra parte Borges è sola ma trova Erika Puggi, attenzione un attimo in difficoltà il CF Pelletterie, palla nel mezzo, Amparo ancora, mezza Vicchiarello e mezza Erika Puggi, esce, escono Maite e Brandolini, stremate, presto e Diodato di nuovo in campo.
hanno dato e stanno dando tutto le ragazze di Quattrini, con questo forse Manieri, finta al tiro, Borges nel mezzo, ancora Manieri, no, rischia questo passaggio e questo tunnel, brava Pamela Presto a interrompere il passaggio di Jessica Manieri, palla indietro per Lusilea, 2-1 Montesilvano, Amparo contro Vicchiarello, Vicchiarello prova a non farsi saltare, palla indietro per Lusilea, Lusilea, Bruna Borges, controllo ancora per Lusilea, palla dentro per Jessica Manieri, Manieri 1-2, molto buono, palla no, è fuori, è riuscita, stavolta l'arbitro l'ha vista bene, ma che azione avevano fatto le giocatrici del Montesilvano sull'out destro. 9 minuti alla fine, 2-1 Montesilvano, dopo il nuovo vantaggio delle ospiti, sofferenza per il Pelletterie, che chiaramente anche dal punto di vista fisico, noi ricordiamo le numerose assenze, Teggi, Pasos, Pia Gomez, ecco Presto, palla per Maione, Giovannini anche assente, Diodato, Diodato intanto prova per Vicchiarello, affrontata da D'Incecco, palla dentro che intendeva servire Diodato, la palla in qualche modo arriva alla numero 17, scusate, Maione va al tiro, ma impreciso, palla che finisce fuori, non aveva fermato il cronometro il signor Bruno Di Chiaveri, viene richiamato dalla panchina. Amparo, Amparo per D'Incecco, servita Lusilea, ancora dietro per Amparo, prova a servire una compagna, ma Vicchiarello riesce a recuperare la sfera, Maione per Presto, Presto che prova a sperare D'Incecco, che però gli sporca la sfera, sarebbe calcio d'angolo, quindi la prende Esposito, può farlo perché il passaggio indietro era chiaramente involontario della compagna. Jessica Manieri, da quest'altra parte Amparo è liberissima, Diodato allora rientra opportunamente su di lei, Amparo dall'altra parte per Jessica Manieri, Vicchiarello, attenzione, palla dentro ancora, spazio per Lusilea, ma il primo palo è coperto benissimo da Erika Pucci, che mette la palla in calcio d'angolo, 7:50 alla fine, 2-1 Montesilvano, Amparo ha lo spazio a disposizione, ma sbaglia in maniera anche grossolana la conclusione, esce Vicchiarello, rientra Carla Duco, Pamela Presto, Diodato, Presto viene fermata, ora però quella palla è sempre lì, ancora Pamela Presto che in qualche modo riesce a superare, c'è un intervento, mezzo fallo, non fischia l'arbitro, e fischia ora, ma fischiale sempre contro di noi, fischiale sempre, è il quinto fallo. Anche prima l'intervento della giocatrice del Montesilvano era quantomeno sospetto. Lusilea, Lusilea contro Presto, palla dall'altra parte per Manieri. Si spiega ancora, Pippo Quattrini ha ben d'onde di rammaricarsi. Presto intanto per Carla Duco che controlla di esterno. Si gira, prova a servire Diodato dall'altra parte. Diodato però non ha spazio, allora torna indietro da Pamela Presto. Presto, ancora per Diodato, anticipata, meno male che non è partito il contropiede. Esce intanto Jessica Manieri, rientra Coppari, ecco Carla Duco per Maione, palla però non la raggiunge, era buona, era buona. 7 minuti alla conclusione, 2-1 Montesilvano. Momento topico, chiaramente, di un match bellissimo e interessante e divertente. Amparo, palla dall'altra parte per Coppari, cost to cost, raggiunta la numero 4, dietro per D'Incecco, ancora lì per Lusilea, un po' troppo spazio, attenzione, c'ha lo spazio col piedone, Erika Pucci, Diodato rischia l'impossibile, Carla Duco però gli arriva la palla, prova a servire la corsa di Maione e D'Incecco, che in un primo momento voleva controllarla, è costretta a metterla in fallo laterale, la centometrista in maglia rosa nero, il Filippo Tortu in gonnella, ecco Duco la butta dentro sperando in qualche deviazione che non c'è, comunque non era un'idea così malsana, rimette in gioco quindi il Montesilvano con Esposito, ecco Coppari, Coppari
Eccolo ora, Amparo. Lucileia, pari a un po' di spazio, va al tiro. Ora è Dinceco a avere luce davanti a sé, ma non tira. La palla torna indietro, ancora Coppari. Amparo dall'altra parte, recupera Diodato, fuggi Diodato, non se la sente di fuggire, recupera Coppari. C'è un po' più di spazio nelle maglie difensive, ma è normale. CF ha speso tantissimo per difendersi, ora è stanco. Maione di sinistro, palla imprecisa che non raggiunge la numero 17 Diodato. Intanto Lucileia va al cambio, rientra Ortega, autrice della prima rete delle abruzzesi. Dinceco, Amparo per Ortega, di prima, di piede anche Karate Kid Erika Pucci, che esce benissimo, efficace. Intanto Amparo si fa vedere alle spalle di Maione, poi davanti, detta gioco ritmi, ora sbaglia Coppari, si butta davanti Diodato, vediamo se Duco, attenzione, Amparo disradica, la sferma, grande il recupero di Pamela Presto, che la mette in calcio d'angolo, bravissima Pamela. C'è questo fallo laterale che era a favore del Monte Silvano, onestamente l'arbitro non è dello stesso avviso, quindi si riprende con un fallo di fondo per il Pelletteri, Diodato dall'altra parte per Maione contro Coppari, finta, perde questa palla, rimane nella terra di nessuno, fallo, forse no. Stava quasi per buttarsi in terra Amparo, poi è rimasta in piedi, brava a non andare in terra, un contrasto duro ma regolare, palla che finisce in fallo in fondo, 5 alla fine, ricordiamo 5 falli per commessi dal Pelletteri, è finito il bonus. Attenzione a questo anticipo di Ortega, Amparo, e ci mette ancora stavolta la mano e non il piede, Erika Pucci, palla in calcio d'angolo, anticipo secco, calcio d'angolo a favore del Monte Silvano. Ortega alla battuta, Coppari, Amparo al di prima, attenzione ancora, vola ormai, è un airone volante la nostra Erika Pucci, che ancora ha subito un colpo, l'ultimo tocco però è di Coppari, palla che finisce in palo di fondo, prende qualche secondo per recuperare fiato anche Pucci, palla per Diodato, Pamela Presto, 5 al termine, Maione di prima, scavettone lungo, tenta non commettere fallo Carla Duco, lo vorrebbe Dinceco, dice no l'arbitro. Coppari per Ortega, ancora dentro per Coppari, palla per, se la porta in mezzo, Amparo, Dinceco anticipata, Duco, non facciamo dribbling lì, Coppari, si propone Ortega, si torna indietro da Dinceco, Amparo è assatanata in mezzo all'area, ora è nostra, brava Maione, quante ne ha giocate Amparo, uscita pochissimo in una rotazione abbastanza pesante del mister del Monte Silvano, Amparo è stata molto in campo. Maione non raggiunge Duco, Dinceco no, per non sapere né leggere né scrivere, la butta fuori, esce Diodato, rientra Claudia Brandolini, Maione per Pamela Presto, Brandolini di prima per Maione, tunnel sul Brandolini ancora però da Duco, è troppo dietro, Amparo indietro per Ortega, c'è spazio, prova il tiro, meno male non ha servito la compagna e qui c'è fallo, brava Carla Duco a tergiversare, si è fermata, vediamo, c'è un'ammonizione, chiamato il giallo per Ortega l'arbitro, però la grazia, non protestare molto Carla Duco perché alla fine il cartellino lo prendete, c'è fallo commesso dal Monte Silvano, ha rischiato la munizione la giocatrice maglia rossa ma se l'è cavata Pamela Presto, Coppari gliela mette in fallo laterale, partitona anche di Pamela Presto, 3-5. Grazie Andrea che mi suggerisci, Andrea Querci, 3-50 alla fine del match, 2-1 Monte Silvano, la rimette in gioco Esposito, esce Dinceco, rientra Bruna, Borges, Ortega per
Coppari per Amparo, ancora indietro per Ortega, bello questo scambio, però poi sbaglia Amparo, Pamela presto avanza, vediamo se proverà a servire ora Maite che è rientrata in campo, però non la raggiunge. Brandolini si era posizionata dietro a tutte, Brandolini indietro per Maite, servita Duco che però non riesce a servire la corrente, batte, ribatti, va in terra, 2 contro 1, attenzione Amparo e Borges, non gli dà spazio presto ed è brava perché è costretta al tiro Amparo ed è ben piazzata Erika Pucci, tatticamente perfetta la difesa di Presto in questa occasione. Maite, scavetta per Duco, palla però in fallo laterale, Amparo non ce la fa proprio più, chiede il cambio e solo quando arriva in panchina l'allenatore decide di toglierla. Grande la numero 7 del Montesilvano, Jessica Manieri intanto per Ortega, ancora Manieri sulla sinistra, c'è Bruna Borges, eccola Bruna Borges, servita Ortega, palla sbagliata, finisce in fallo laterale e mister Pippo Quatrini chiede time out. Scosto il minuto di sospensione, rientrano in campo le squadre con molta probabilità, mister Pippo Quattrini sfoderando coraggio da vendere, si giocherà la carta del portiere in movimento, quindi power play, Claudia Brandolini, maglia bucata, a 2 minuti e 40 dalla fine del match, eccola Claudia Brandolini come quinto di movimento. Rischio chiaramente grandissimo contro una squadra di palleggiatrici tecnicamente fortissima come il Montesilvano, ma il Pelletteri ci prova. Duco, Maite, Pamela presto, Brandolini e Maione in campo. Maite, palla per Maione nel mezzo, Duco, la mette dentro, Carla Duco, l'ha messa dentro subito. 2-2 Duco, quando sono passati 17:36, 17:36, Carla Duco in gol, pareggia CF Pelletteri, 2-2, ha pareggiato col portiere di movimento, quindi il Pelletteri dopo pochissimi secondi, ed ecco il Montesilvano che riparte. Ecco Bruna Borges, palla per Dincecco ancora per Bruna Borges, che ha spazio, è la sola, Dincecco dall'altra parte, la palla rimane lì, attraversa tutta l'area, palla in fallo laterale dall'altra parte, il fallo laterale è del Pelletteri, sì. Ecco Claudia Brandolini, palla per Maite, affrontata da Bruna Borges, ancora Brandolini che non rischia, palla lunga, 2 minuti alla fine, quindi 2-2, rientra Lucy Leia, va a sedersi in panchina il capitano Dincecco, ecco Jessica Manieri, Ortega per Lucy Leia, ancora Ortega, dentro per Jessica, palla per Lucy Leia, respinge, palla dentro, Ortega si alza, ma ed ecco il time out stavolta chiesto da il mister del Montesilvano e vedremo se anche lui proverà il portiere in movimento oppure no, o comunque a studiare qualcosa.
per questo ultimo minuto e 40 di gioco. Esaurito il portiere di movimento e il Monte Silvano si gioca a sua volta la carta del portiere di movimento Bruna Borges con la maglia bucata. Power play anche per le ospiti. Ortega, Jessica Manieri, Amparo, Jessica Manieri, Ortega, Bruna Borges e Lusileia dall'altra parte. Borges, Lusileia. È sola Jessica Manieri dall'altra parte, difficilissimo. Lusileia per Borges, Borges dietro per Lusileia, gira questa palla, è sola nel mezzo, palla per Borges, Jessica Manieri, Borges a porta vuota, la mette dentro, Bruna Borges, peccato, la mette dentro, col portiere di movimento a 1.09. 18 e 51 rete di Bruna Borges, Monte Silvano 3, CF Pelletterie 2. Anche il Monte Silvano quindi ha sfruttato alla grande il portiere. C'è stata qualche problematica con la battuta della rimessa. Discussione ancora tra Carla Duco e Mister Quattrini dice no, lo poteva fare lo scatto in avanti, l'altro dice non l'ha toccata nessuno, si spiegano. Alla fine Pippo Quattrini dà ragione all'arbitro, quindi non è successo niente, è successo però che il Monte Silvano dopo poco aver subito il pareggio è tornato in avanti, rimette dentro Brantolini come portiere di movimento CF Pelletterie, che la prova, Duco, Maite, entriamo nell'ultimo minuto di gioco, palla dentro, Bruna Borges, la riprende però Maione, la fa ancora sua, Maite aveva rischiato un passaggio che non era andato a buon fine, finta al tiro, un passaggio per Carla Duco, no, palo di Carla Duco ragazzi, palo di Carla Duco, incredibile scavetto di Maite. Incredibile scavetto di Maite, Carla Duco sul secondo palo, l'aveva toccata, la palla ha colpito il palo, 44 secondi alla fine, Monte Silvano al rinvio, non si rimette il portiere, non rientra Erika, 40 secondi, rimane in avanti chiaramente il Monte Silvano, Maite, palla dentro, D'Incecco la butta, o meglio prova a metterla dentro a porta sguarnita, però la palla finisce sul soffitto, quindi la deve rimettere il CF Pelletterie e nel frattempo c'è anche bisogno di pulire il parquet. 34 secondi alla fine, che emozioni qui al palazzetto dello sport di Scandicci, portiere in movimento CF 2-2, portiere in movimento Monte Silvano 3-2. E poi Carla Duco, quasi non la ripareggiava con quella deviazione si sporca, ma che stava per essere efficace, peccato. 34 secondi, Maita la battuta, il nostro grande Giorgio che di buona lena esce dal campo dopo aver pulito il parquet. Maite, presto, dobbiamo fare presto. Eccola Pamela che però torna indietro per Maite, scorre il tempo, scorre inesorabile, palla per Maione dentro, no, la porta è sguarnita, Bruna Borges prova a tirare, Carla Duco la prende, 3 contro 3, Carla Duco per Pamela presto, tira, ha parato il portiere, non ci voglio credere, a 12 dalla fine,
Avevamo tirato un porta, Esposito se l'è ritrovata lì tra le cosce e l'ha parata. Ah, la doveva lasciare Maite. Palla fuori, 10 secondi. Si assottigliano le speranze del CF Bellette Rio. Rientra intanto Lucy Leia. Mister Quattrini non fa rientrare il portiere, tanto a 10 secondi. Che senso avrebbe? Palla, Maione, riprendi la tira! Palla indietro, 3 secondi fuori. Ragazzi, mancano 2 secondi, bisogna tirarla in porta. Bisogna tirarla in porta, 2 secondi. Bisogna tirarla in porta, ammonita Ortega. Ammonito Ortega, ma che ce ne importa a questo punto? Chiamiamo la distanza. Pamela presto deve tirare in porta. Deve tirare in porta, presto per Maite che va al tiro, niente da fare però. C'è sempre un secondo. Dentro, ma è... c'è sempre un secondo. Non è finita, ma onestamente sarebbe finita. Onestamente sarebbe finita perché non ha fatto ripartire il tempo l'arbitro, il cronometrista. Dopo il fallo laterale potrebbe anche decretare la fine l'arbitro oppure no, vediamo la decisione. Ed è calcio d'angolo, dice calcio d'angolo, è calcio d'angolo, ma vedere il conciliabolo tra i due arbitri per dire se è finito o no, ma vedere l'allenatore del Montesilvano dire è finita è già una grossa soddisfazione per il CF Pelletterie di aver messo paura alla corazzata abruzzese. Vediamo, c'è un conciliabolo e quindi è finita, niente da fare. Finisce così con la vittoria per 3-2 del Montesilvano in una partita che chi l'avrebbe detto alla vigilia che sarebbe stata così lottata. Ne hanno combinate comunque di tutti i colori gli arbitri. Ora il mister Pippo Quattrini sta discutendo con il cronometrista che all'ultimo secondo ha comunque commesso un errore, perché avevano ragione quelli di Montesilvano, ma non ha fatto partire il cronometro comunque. Comunque quando stanno discutendo mister Quattrini e il cronometrista, Antonio Gaggioli non resta che darvi un saluto cordiale e spero vi siate divertiti in questa partita dove il Montesilvano ha battuto il CF Pelletterie 3-2 al termine di un match bellissimo. Quindi Antonio Gaggioli, Andrea Querci alla regia, Marco Bilenchi alla fotografia vi danno un grosso saluto e appuntamento alla prossima partita interna della squadra di mister Quattrini.